Negli anni 40, grazie agli alleati che erano giunti in Italia per la Grande Guerra, lo sport del rugby si diffonde sempre di più. Sono i sudafricani, gli inglesi, i neozelandesi a formare i giocatori di casa nostra. Grazie a loro la passione per il rugby cresce velocemente e si diffonde principalmente al nord. Genova, Milano, Treviso, Rovigo, ma anche Roma e Napoli. Proprio dalla capitale, nonostante le montagne e le strade impervie, lo sport della palla ovale arriva all'Aquila. Ci allenavamo al campo sportivo, ma non nel campo, ma fuori, perché non era permesso giocare nel campo. E la sera, quindi, la sera facevamo questo primo allenamento, questa prima iniziazione a rugby. Ricordo che combinammo una partita, la prima partita della rugby Aquila contro la rugby Terni, che era stata allenata da Fattori, che poi ha continuato l'opera mia. Ricordo che quella partita fu vinta dall'Aquila e la vincemmo per un calcio di punizione. Ma l'esplosione del rugby in città lo si deve essenzialmente a Tommaso Fattori. Mio padre era un pilone della nazionale, convocato per ben 10 volte in azzurro. Tommaso Fattori arriva all'Aquila stipendiato dal CONI nel 1942. Sportivo e atleta vero, Tommaso si porta dietro un bagaglio di esperienze e di passioni che vanno dal rugby al nuoto, dall'atletica al pugilato. Ci dettero un appartamento all'ultimo piano della piscina comunale, con lo stadio a due passi proprio dall'abitazione. E in quel preciso momento, prima di varcare questo ingresso, avvertivo un'emozione che una corda di violino si sarebbe spezzata. E tutto questo perché speravo tanto che fosse l'ultimo viaggio che papà facesse fare a tutta la sua famiglia in questo suo lungo peregrinare. Fattori è un tipo che non sta fermo un attimo. Capisce immediatamente che in questa piccola città di provincia può avverarsi il suo grande sogno. Fattori era venuto qui come direttore dei campi sportivi, però nel suo intimo, nel suo animo c'era la voglia di fare una squadra vera di rugby. Nel 1947 mio padre fondò l'Associazione Sportiva L'Aquila Rugby. La società sportiva è dunque costituita, non resta che coinvolgere la città. La città inizialmente reagì con molta autosufficienza, perché pensavano che i vari personaggi che stavano nella società fossero dei matti, perché questa palla un po' strana e il calcio che ha sempre imperato in tutti i campi d'Italia non riuscivano a comprendere il piacere di giocare a rugby, assolutissimamente. Ma Fattori è un tipo tenace e sfodera tutte le sue armi per raggiungere l'obiettivo, tra queste la fondazione della polisportiva. Quindi, creando la polisportiva, lui cercava di attingere in queste varie discipline i giocatori che servivano nei vari ruoli, perché adesso tutti sanno che nel rugby non è necessario essere solo grandi o essere piccoli o essere veloci o essere solo forti. Bisogna avere in ciascun ruolo c'è bisogno di un giocatore che ha alcune caratteristiche. Di Zitti già faceva parte della polisportiva come giocatore della pallacanestro e insieme a tanti altri ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale, lui era geometra, doveva ancora diplomarsi geometra, e organizzammo una partita con il liceo classico, una partita amichevole, al campo di Piazza d'Armi, perché lo stadio purtroppo era messo sotto sopra perché l'ingegner Carlei doveva rifare il manto erboso al campo, e parlando con mio padre ci mise a disposizione le magliette, le scarpe, il pulmino per andare a Piazza d'Armi. E di Zitti, da quella partita, mio padre immediatamente se ne interessò più del normale, perché era un ottimo calciatore ed era un'ottima terza linea, e da lì iniziò l'epoca di Zitti, magnifico atleta. Fattore era un uomo fondamentalmente molto buono. Usava con tutti quel tono paternale per accattivarsi le simpatie, e ci riusciva in maniera proprio eccezionale. Era un personaggio strepitoso. Io lo dico sempre, il rugby per noi è stato una religione.
e Tommaso era il profeta, il sacerdote di questa religione. Mi ha dato tante cose, tanta grinta, perché io non ero un grintoso, ero un po', diciamo, abbastanza flemmatico. E invece lui mi ha infuso questa maggiore grinta, maggiore voglia di fare le cose, insomma. Nel 51 ci furono le prime avvisaglie di uno scompenso cardiaco che non gli permetteva di inquietarsi più del normale. E allora Gianfranco Natali, il suo cardiologo, vietò di partecipare alle partite dal bordo campo e lui si inventò un megafono che aveva ritrovato in piscina per mettersi in tribuna e dare le direttive ai suoi ragazzi per cercare di migliorare il gioco o migliorare anche il risultato della partita. Nonostante ciò, il Gianfranco Natali gli vietò anche di venire allo stadio durante la partita. E lui da casa si arrampicava su una finestra della camera da letto e quando i giocatori uscivano dal sottopassaggio, lui riusciva a captare se la partita era andata bene o male. Tommaso Fattori muore il 6 giugno del 1960 a soli 51 anni, in una indimenticabile e triste giornata di pioggia. Opa, 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 opa. Negli anni 60 il lavoro di Tommaso Fattori viene proseguito da vari allenatori. Si lavora alla formazione dei giovani che sempre più numerosi si avvicinano alla polisportiva. La squadra scende in Serie B. L'orgoglio aquilano però la riporta subito in Serie A e sotto la guida di Sergio Del Grande, detto Messier, si appresta a diventare la protagonista assoluta degli anni a venire. Mi chiamavano Messier probabilmente perché avevo molti contatti con i tecnici francesi. Mi interessava molto col campionato francese perché avevano degli spunti che potevamo benissimo anche noi applicare. Difatti in alcune parti, in alcuni momenti l'abbiamo applicata. Ci aiutarono molto queste nuove regole che non erano più basate sulla forza fisica, sulla massa fisica, ma sull'agilità e sulla velocità del gioco. La fine degli anni 60 raccontano di una squadra memorabile, capace di vincere due campionati e un secondo posto. Il primo storico scudetto viene conquistato davanti a 5.000 supporter dopo una stagione agonistica affascinante che incorona l'Aquila come la squadra dal gioco più bello e divertente di tutto il campionato. Un campionato durissimo, fatto di trasferte impossibili e di episodi determinanti. Giocavamo a Bologna con la Vir Bologna, è una partita che cominciò un po' male per noi perché ci trovavamo subito sotto di una meta e l'eventuale trasformazione avrebbe portato dai 3 punti ai 5 punti, all'epoca erano 3 punti la meta e 2 punti la trasformazione. E se non che vigeva la norma che se un giocatore riusciva a toccare la palla dopo che veniva calciata dal trasformatore, la trasformazione era nulla e io riuscii a partire in tempo e a toccare leggermente la palla e quindi l'arbitro a norma di regolamento annullò la trasformazione e quindi rimanemmo anziché sul 5-0, sul 3-0. Nella ripresa l'Aquila aumenta la sua pressione alla ricerca della vittoria. A un certo punto avevamo una mischia a 5 metri, Antonio Di Zitti prese il pallone, venne sepolto dall'avversario, riuscì comunque a passarmi l'ovale e io schiacciai in meta e pareggiamo le sorti. Il gioco spumeggiante degli aquilani continua a mietere vittime. La stampa specializzata si innamora di questa squadra di giovani spavaldi ma simpatici. Sentite cosa diceva Memo Geremia al cronista della Gazzetta dello Sport il 23 febbraio 1967, dopo una classica L'Aquila-Petrarca finita 25-3. Non credevo di trovare in Italia una squadra che gioca con un ritmo, una gagliardia, un senso tattico ed agonistico così elevato. Oggi come oggi l'Aquila è davvero la compagine più forte del campionato.
dovesse vincere lo scudetto, penso che nessuno dovrebbe meravigliarsi. Specie giovani, sono stati abbastanza bravi perché quando stavo in campo, praticamente la dirigevo io la partita. Per cui i ragazzi facevano ciò che, cioè, gli suggerivo certe cose, per cui loro le eseguivano senza stare a domandare il perché e il per come. E allora ecco, questo mi ha dato un certo tipo di vantaggio. Ragazzi bravi e fantasiosi, ma anche un nuovo modo di allenarsi. Pensate un po', che uscivamo qui dal campo, attraverso il sottopassaggio, prendevamo una stradina che sta qui, una specie di scalinata, intercettavamo un sentiero che ci portava alla Madonna e la Cona, poi dalla Madonna e la Cona arrivavamo alla Madonna Fore, dalla Madonna Fore verso Collibrincioni e poi facevamo lo slalom attraverso il bosco al ritorno all'Aquila. Quindi era un allenamento abbastanza tosto e, ma voglio dire, impegnativo. E questo ci consentiva di uscire, diciamo così, nella seconda parte della partita. E Geremia difatti mi domandò appunto, dice, ma quanti allenamenti fate? Due. E lui rimase un po', dice, no, due. Non è possibile, dice, due. Il rapporto con Del Grande era quello che avevamo tra giocatori, nel senso che lui poi giocava anche di tanto in tanto, quindi non c'era un rapporto di distacco come in pratica ci dovrebbe essere tra giocatore e allenatore, ma era una grande amicizia tra tutti e quindi in pratica questi rapporti erano estremamente sinceri, amichevoli, leali. I risultati e il bel gioco degli aquilani però non fermano la marcia delle Fiamme Oro, che non mollano la testa della classifica. Ma quando una squadra gioca e fa divertire, anche la fortuna, o se volete il fato, si innamora di essa. Ed allora succede l'impossibile. Si gioca a Parma-Fiamme Oro, a due giornate dalla fine del campionato. L'infallibile Martini fallisce anche l'impossibile, sbagliando ben 8 calci. Il Parma strappa un punto e l'Aquila ghermisce la vetta della classifica. La sensazione fu bellissima, intanto perché noi eravamo una squadra che solo l'anno precedente era ritornata in Serie A. Quindi il fatto di essere appaiati in classifica ci dava la possibilità di arrivare perlomeno a pari punti se avessimo vinto. E quindi si manifestò un grossissimo entusiasmo perché, essendo una squadra che 2 anni prima stava in Serie B, il fatto di essere appaiati con uno squadrone come le Fiamme Oro era motivo di orgoglio e quindi continuammo a giocare con assoluta convinzione ed arrivammo poi a questa finale scudetto. Il campionato finisce in perfetta parità, 34 punti a testa. È necessario uno spareggio in campo neutro. Si giocherà a Roma, stadio Tre Fontane, lo stadio d'allenamento della Roma Calcio. Già era un traguardo arrivare allo spareggio, ma contando tutto l'entusiasmo che avevamo in quel momento eravamo convintissimi di vincere questo spareggio. Quella che scende a Roma è una lunga carovana di auto e moto che attraversa festante l'Appennino. Io mi ricordo che l'arcivescovo veniva in visita all'Aquila e venendo da Roma incontrava tutte persone che andavano nell'altra direzione, si fermò e chiese come mai tutte queste persone andavano verso Roma e i tifosi gli spiegarono cosa sarebbe successo. Ci venne incontro, ci dette la benedizione e fu una giornata indimenticabile. Al di là del risultato che arriverà, la festa è già cominciata. Come normalmente accadeva, a Roma eravamo sempre ospiti di un ristorante in via dei Parioli, la Pariolina era chiamato questo ristorante. Fummo ospitati dal fratello di Zingarelli, del dottor Zingarelli. Italo Zingarelli, credo che si chiamasse, purtroppo è morto. Era un produttore dei film di Terence Hill e Bud Spencer, quindi Trinità. Lo chiamavano Trinità, quindi era un personaggio il quale ci ospitava con molto piacere, veniva a trovarci nel ristorante e quindi anche quella volta noi fummo ospiti alla Pariolina. Ce ne andammo poi al Parco della Rimembranza a tenerci un po', come devo dire, un po' calmi, senza, evitando le emozioni. Quella giornata non è stata una giornata di... come quelle magari che facevamo in altre trasferte, eccetera, dove si giocava, si scherzava. Quella fu una giornata molto, molto dura dal punto di vista psicologico. Eravamo molto concentrati. All'ingresso in campo i giocatori vengono accolti dal tifo infernale di 5.000 supporter. Mi è rimasto impresso il pubblico
che dopo la partita è entrato in campo impazzito, cioè impazzito di gioia, ma sempre con simpatia. Ma anche l'arbitro, quando vide tutta quella gente, insomma, si rallegrò anche lui di sto fatto qua. Il nostro era un tifo entusiasta e diciamo anche competente, loro invece non fecero granché di confusione perché non sapevano neanche se la palla si passava avanti o indietro. Non è una partita entusiasmante. Troppo importante la posta in palio. Si vinse con tranquillità, si vinse bene perché il nostro entusiasmo surclassò la loro potenza fisica sicuramente. E vincemmo con una meta che fece Giampiero Ricci e con un calcio che misi fra i pali io. Ricordo bene un raggruppamento sotto ai versi 22 avversari di Zitti che mi lancia la palla, io giocavo all'ala sinistra, mi lancia la palla verso la touche sinistra, io debordo Maccagnan che mi stava chiudendo verso la touche e mi tuffo in area di meta. E ricordo molto bene il pubblico che stava su quel lato della gradinata che scoppiò in un boato enorme. Loro non ebbero nessuna occasione di segnare meta se non inizialmente qualche calcio che il pur bravo Martini delle Fiamme Oro sbagliò. Martini era fortissimo, giocava in nazionale, però aveva un piccolo neo ed era quello di un ginocchio fasullo. Così alla prima occasione mi capitò di dargli una testata e da quel momento Martini un po' calò di tono per quanto riguarda queste cose qua e così portammo la partita avanti. Alla fine fu trionfo, non senza qualche recriminazione. Come potete vedere dalla sequenza fotografica, la meta c'è tutta, perché è stato un contropiede dell'Aquila alla mano, quasi dentro i 22, e all'improvviso è stato un calcio a centro, mi sono avventato sulla palla, ho fatto fuori 5 avversari e sono andato in meta. La distanza, come dimostrano le foto, è di una trentina di centimetri, ma... Il segnalino sbandierò come se avesse toccato la linea, invece non era vero. Esplode la gioia. La città è in festa. Ma la cosa più bella è stata quando siamo tornati all'Aquila la sera, che la piazza era piena e io personalmente non me l'aspettavo una cosa del genere. Arrivammo ad Aquila, che era mezzanotte, e la gente stava tutta in piazza. Il nostro pubblico si fermò davanti alla Banca d'Italia e io vidi la piazza completamente piena, tanto che io e Del Grande dovevamo raggiungere l'impalcatura che stava davanti alla Basilica di San Massimo, passando sulle spalle di tutti, non mettemmo i piedi a terra, passammo sulle spalle della gente, perché talmente era piena la piazza che non riuscivamo a toccare terra. È ovvio che momenti come questi sono propizi per mettersi in mostra e saltare sul carro dei vincitori. Nel vedere tutti quei personaggi che fino allora non avevo visto, feci marcia indietro e me ne tornai a casa. Salutai il sindaco De Rubis, salutai l'onorevole Natale, ma gli altri, non avendoli conosciuti, non mi sentivo in obbligo di salutarli e me ne andai. L'entusiasmo è totale. Nei giorni seguenti la città coccola i gladiatori nero-verdi a modo suo, con lo spirito semplice e goliardico di questo sport. Fummo ricevuti in comune, fummo ricevuti dal Coria, però la gente qualsiasi, quelli che venivano al campo la domenica, cominciarono, senti, guarda, c'ho un copertone, c'ho un affare, te lo regalo. I ristoranti erano tutti pronti a offrirci cene, avemmo ospiti del Panathon, ospiti del Lion, ospiti del Rotary, il Panathon ci regalò le tende per i campeggi, difatti andavamo spesso a fare i campeggi a Pineto. E questo fu quando guadagnammo da un punto di vista economico. No, in natura delle pecore, delle cose sì. Lì giustamente ci stava quello che faceva il prosciutto, il copertone, ma le pecore ci sono state perché poi abbiamo avviato tante di quelle, poi specialmente quell'anno.
Il successo degli aquilani non si ferma dentro le mura. Diventa un fenomeno mediatico e i portici vengono invasi dagli inviati speciali. Marchesi, giornalista del Corriere dello Sport di Roma, Imbastaro, giornalista della Gazzetta dello Sport di Milano. Qualcuno mi paragonò a Facchetti, parlando sui giornali, scrissero sui giornali, mi sembra la Gazzetta dello Sport scriveva De Felice, e allora disse qui all'Aquila ci sono i Facchetti, i Mazzoli, Rivera. L'anno successivo l'Aquila è ancora protagonista, ma il trionfo arriva nel 1969 con la conquista del secondo scudetto. L'aquilanità diventa un modello da copiare. Noi abbiamo giocato, come ripeto, con lo spirito di amicizia, per d'amici e per la città, proprio per dare questo titolo a questa città, perché l'Aquila era, diciamo, riconosciuta in tutta l'Italia, in tutta l'Europa e parte del mondo, perché per il rugby, e si è fatto tutto per il rugby, questa è la cosa fondamentale. Io mi sono sposato il 29-9-68, cioè il 29 settembre 68, e la prima partita l'abbiamo fatta a Napoli il 6-10-68. Ma io a quella partita stavo giocando. Io mi sono fatto il viaggio di nozze appresso a loro. Gli anni 70 segnano una svolta epocale per la città dell'Aquila. Si realizzano grandi lavori, l'autostrada che la libererà per sempre dall'isolamento, il traforo del Gran Sasso, le grandi fabbriche. Arriva la grande ribalta televisiva, e non per le gesta dei giovani rugbisti, quanto per i famosi moti insurrezionali contro lo spostamento del capoluogo a Pescara. Per una settimana intera gli italiani scoprono in televisione quell'ardore e quell'orgoglio che il popolo aquilano aveva fino ad allora riversato in uno sport ai più sconosciuto. Ma gli anni 70 portano un'altra grande rivoluzione destinata a cambiare per sempre il mondo dell'informazione: la nascita di radio e TV locali. Il fenomeno investe tutta l'Italia e la città di L'Aquila è tra le prime assolute ad impiantare ripetitori e stazioni di trasmissione. Gli amici e i colleghi di Radio L'Aquila, TV L'Aquila, decisero di mettere questo televisore e si mandavano in onda non solo i servizi di cronaca varia, settimanali, ma anche notizie e filmati riguardanti l'Aquila Rugby. Improvvisamente il rugby cittadino si ritrova protagonista assoluto. Non passa giorno senza che i gladiatori verde-nero vengano tampinati e coccolati da un nugolo di operatori, giornalisti e produttori, alla ricerca di uno scoop o di una semplice dichiarazione. All'inizio si dimostrarono alquanto, come dire, titubanti. E certo, alcuni di essi, e voglio ricordare la seconda linea di Carlo, che effettivamente era un mio ospite fisso in trasmissione a RTA, che aveva sempre il sorriso sulle labbra e ha risposto sempre ai miei inviti. Invece altri giocatori, a cominciare lo stesso di Zitti, autore, poi i vari pacifici, ovvero Campanella, altri giocatori tipo Mascioletti, Ghizzoni, ma Mascioletti in modo particolare, erano piuttosto recalcitranti. Forse distratti da questo cambiamento epocale, gli allori sportivi sembrano aver abbandonato la città del rugby. Ma in realtà la passione per la palla ovale sta covando una nidiata di ragazzini che tutto il mondo rugbistico di lì a poco invidierà. I successi dell'Aquila hanno determinato la diffusione del rugby in tutta la regione. Nuove società sono state create a Pescara e a Sulmona, mentre positivi fermenti si avvertono anche ad Avezzano e a Chieti. Tutti i neofiti sono seguiti regolarmente da tecnici e giocatori aquilani, come Beniamino Manetta. Ma il centro propulsore resta l'Aquila, dove circa 150 atleti sono tesserati con le tre maggiori società. Passi enormi sono stati compiuti dai tempi in cui Tommaso Fattori costituì la prima squadra di rugby, reclutando nei pressi delle scuole ragazzi dal fisico promettente. Oggi i bambini aquilani giocano con la palla ovale e appena sono in età corrono ad iscriversi ai corsi di rugby educativo,
grazie ai quali il solo comune dell'Aquila presenta ai Giochi della Gioventù oltre una dozzina di squadre. Come è giusto che sia in uno sport durissimo, i vecchi si fanno da parte, pronti a mettere a disposizione la loro esperienza. All'unanimità, Di Zitti viene eletto presidente della società. Ci fu un brutto momento nel quale si rischiava di cadere in una rete di politici. E allora mi ricordo che fu proprio il direttore della Cassa di Risparmio, allora non era ancora direttore, Marcello Cicerone, che era vice direttore mi sembra all'epoca, e io lavoravo alla Cassa di Risparmio, come tu sai, e mi disse: tu devi fare il presidente. Io dice: ma che sta a dire, Marcello? Il presidente non me la sento, l'età, ma come? Adesso hai fatto pure il sindaco a Rocca di Mezzo, cerca di fare pure il presidente dell'Aquila Rei. E disse: vabbè, poi ci provo. E così, insieme ad alcuni amici, fra i quali i più che mi esprimevano fiducia, Luciano Fabiani e Nicolò Leva, creammo una cordata e fummo eletti presidenti. Mi ricordo che l'assemblea fu tenuta nella sala San Bernardino. È il 1977. Per la società nero-verde e per Di Zitti inizia una nuova avventura. Al fianco del presidente un giovane allenatore destinato a fare storia, Loreto Cucchiarelli. In verità io tentai anche di agganciare il mio amico Lanfranchi, che era un giocatore leggendario della nazionale italiana che giocava in Francia, e venne qualche volta, però questo Lanfranchi diceva sempre che doveva risolvere i suoi problemi in Francia con la sua azienda, perché lui aveva un'impresa di impianti elettrici. E come risolvi in Francia? Mi trasferisco, mi risolvi in Francia, non risolvi in Francia e noi risolvemo con Cucchiarelli. Di Zitti, il grande giocatore, si rivela un vero mecenate. Carismatico e lungimirante, progetta una grande squadra e nuovi impianti sportivi per gli allenamenti. I giovani aquilani crescono all'ombra di alcuni mitici giocatori stranieri come Rob Lowe e Dis Barger, scelti grazie ad una rete di collaboratori assolutamente originali. Io avevo la fortuna di conoscere i rocchigiani, i miei paesani, che erano emigrati in Sudafrica. Difatti in Sudafrica c'è una colonia di rocchigiani, ce ne sono tanti. E allora pensai che qualche amico del quale mi fidavo, del coetaneo mio, Luigi Buccimazza, tanto per dire il nome, poteva aiutarmi. Telefonai e lui e chiesi a questo mio amico di trovarmi il miglior giocatore che sulla piazza sudafricana, e mi trovò Rob Lowe. Credo che fece la migliore scelta, e questo Rob Lowe arrivò ad Aquila e tutti si ricordano chi è stato come giocatore. Io gli dicevo che lui era napoletano, perché lui in pratica tutti quelli incontravano: oh, come va con Ba, così così, Poi lui era alto, biondo, bello, occhi celesti, Azzille era bionda, formosa, sudafricano, occhi celesti, no, tutta una cosa per cui tutti erano innamorati di tutta questa storia. Ma una squadra di rugby è formata da 15 giocatori e i nostri sono fior di giocatori. Mascioletti, Ghizzoni, Ponzi, D'Onofrio, Di Carlo, Pacifici e Mariani la locomotiva. Grande terza linea di Paterno, mi permisi di segnalarlo perché lui era andato a Milano e lo ingaggiò Domenico Copersino. Conoscevo Figorilli, il quale mi indirizzò al CUS per fare atletica. Poi lì trovai questi ragazzi che giocavano a rugby e c'era come allenatore Loreto Cucchiarelli, il CUS giocava allora in Serie B, e iniziai a fare allenamento con loro, poi mi chiese se volevo andare a giocare dopo una settimana e cominciai a giocare a rugby. Non sapevo, non conoscevo regole, non conoscevo assolutamente nulla, sapevo solo che bisognava pigliare la palla e portarla avanti. Con una squadra del genere nulla è impossibile. L'Aquila si riprende immediatamente il posto di grande protagonista e il cuoricino verde, bianco e rosso da cucire sul petto. Il terzo scudetto arriva al termine della stagione 80-81 davanti a 12.000 spettatori e ai tradizionali rivali del Petrarca Padova. L'Aquila, nonostante fosse priva di Rob Lowe, terza linea della nazionale sudafricana, che non è rientrato dal suo paese,
e nonostante avesse perso nei primi minuti due giocatori del pacchetto di Mischia del valore di Mariani e di Luca Pelliccione, ha battuto autorevolmente 19-10 il Petrarca, una vittoria dell'orgoglio e del cuore. È stato Ennio Ponzi, uno specialista dei calci, a sbloccare il risultato nei primi minuti con due piazzati, di cui uno addirittura da oltre metà campo. Quindi l'Aquila ha aumentato il vantaggio con una bella meta del giovane mediano di Mischia Crescenzo, trasformata dallo stesso Ponzi. Il Petrarca ha reagito e uno scivolone dell'estremo aquilano Pacifici ha consentito all'ala potente di schiacciare in meta un calcio di spostamento di Pardier. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 12-4, l'Aquila, con una tattica aggressiva, ha dominato nella ripresa gli avversari in Mischia e in particolare nei raggruppamenti spontanei, grazie alla eccezionale prestazione di tutto il pacchetto e in particolare di Di Carlo. Gli abruzzesi sono andati ancora in meta con Museo e hanno trasformato un altro piazzato con Ponzi, mentre il Petrarca, nonostante una disperata pressione nel finale, è solo riuscito ad accorciare le distanze con due calci di punizione realizzati da Collodo e alla fine giocatori e pubblico aquilani hanno potuto dare sfogo a tutta la loro gioia. Per quanto riguarda la tecnica individuale e sia della Mischia che dei tre quarti, eravamo sicuramente la squadra più forte e più completa e più spettacolare. Eravamo sicuramente amici, vivevamo il rugby e la vita sociale molto spesso insieme e credo che abbiamo passato il miglior periodo della nostra vita. Noi, al di là di quello che erano le attività prettamente tecniche, atletiche sul campo, poi avevamo una vita che era anche e soprattutto al di fuori del campo stesso. E avevamo l'appuntamento nel bar stabilito, l'incontro alla piazzetta stabilita. All'epoca c'era anche una sorta di, come posso dire, di tifoseria che seguiva, sapeva dove andare a vedere un Mascioletti che andava magari a prendere un cappuccino, il caffè, andava a fare colazione, prendeva l'aperitivo. Insomma, era un punto di riferimento che secondo me è stato importantissimo proprio perché dava alla città il segnale che c'era un momento, un gruppo, un luogo dove questo spirito aquilano rugbistico in qualche maniera si manifestava, o meglio nasceva, si raggruppava per poi poterlo portare in giro. E credo che sicuramente questa sorta di provincialismo in senso buono fosse proprio la forza del rugby di quel momento. Ma oltre all'amicizia dentro e fuori dal campo, il successo degli aquilani è dovuto soprattutto ad un gioco che sfrutta la velocità di due ragazzi, dal carattere sicuramente opposto, ma dal gioco fortemente complementare. Ecco, era un'altra situazione di quella dove ci bilanciavamo, perché io ero esuberante e lui introverso, quindi tante volte ci siamo fatti bene a vicenda. Devo dire, in quei tempi eravamo una coppia di ali che giocavamo in maniera totale, e questa è stata un po' una cosa nuova per il rugby. Le ali che si inserivano dappertutto ancora non erano usuali nel rugby, e diciamo che sotto questo aspetto noi siamo stati, non dico i primi, ma tra i giocatori più importanti che hanno interpretato questo ruolo in maniera complementare ed insieme. Le due frecce nero-verdi sono talmente temute che a Catania gli riservano un'accoglienza particolare. Effettivamente all'epoca è vero che eravamo molto tenuti, quindi provavano in tutti i modi di ostacolarci. A Catania effettivamente quell'anno andammo a giocare e il campo già normalmente in condizioni particolarmente difficili, perché è un campo di colate laviche, quindi già abbastanza duro di per conto suo. Poi specialmente nelle fasce laterali luccicava un po' troppo, non abbiamo mai capito se si brindava spesso o se erano delle situazioni che si trovavano lì per caso. Pensavano di poter vincere la partita forse mettendoci paura, e ci fecero giocare su di un campo pieno di vetri, mortaretti, vetri, casini, gente che entrava in campo. A parte questo, credo che bisogna apprezzare che abbiamo sempre ricevuto i complimenti a tutti i livelli, e la sportività degli altri è stata sempre presente, in particolare dopo la partita. Prima delle partite chiaramente ognuno cercava di metterci
del proprio per cercare di arginare un po' le situazioni. Il campionato 80-81 si conclude con la straripante vittoria dell'Aquila, nonostante la sconfitta patita a Treviso e le polemiche innescate da Roy Bisch. Se mi ricordo bene, ci furono alcune interpretazioni della partita che avevamo fatto su, dove forse non ci davano questo valore che effettivamente avevamo meritato sul campo. Però non dimentichiamoci che, diciamo, la finale per la vittoria assoluta del titolo fu proprio l'Aquila Treviso, e se mi ricordo bene il Treviso prese un po' di punti, per cui credo che nel ritorno legittimammo diciamo la nostra qualità, in particolare in quel campionato, perché a 3 giornate dal termine già avevamo vinto il titolo. Credo che questo fosse la migliore risposta a qualsiasi dubbio. Ma il vero capolavoro l'Aquila lo compie l'anno successivo, con la conquista del 4° scudetto. Nella pool finale i neroverdi schiacciano gli avversari come Caterpillar, vincendo tutte le partite e lasciando la seconda a 8 punti indietro su un totale di 20. C'era Ponzi all'apertura, che era un direttore d'orchestra. Avevamo 2 centri come Pelliccione e Morelli, che erano veramente molto veloci, si compensavano. Pelliccione era il Gattuso della situazione, Morelli era la volpe, erano molto forti, e poi dietro eravamo io, Mascioletti e Pacifici, che era un trio che si veramente stavamo bene insieme. Lui si sentiva protetto e ripartivamo puntualmente tutte le palle che loro sbagliavano e calciavano, era un contrattacco. Mi piace pensare che comunque io fossi considerato e che sia stato un elemento importante, fondamentale. Insomma, è spiacevole da parte mia dire sì, no? Quindi dovrebbero averlo detto e giudicato altri. Comunque, insomma, la mia parte penso di averla fatta, ecco. Noi in quegli anni abbiamo avuto dei giocatori, a mio avviso, veramente, veramente bravi, a partire da Massimo Mascioletti, Ghizzoni, Pacifici, tutti gli Agno Ponzi, insomma, c'erano fior fiore di giocatori. Tant'è vero che l'Aquila forniva alla nazionale 12-13 giocatori, insomma, era un serbatoio per la nazionale che non finiva mai. Merito tutto un plauso, perché sono stati veramente bravi. Posso dire una cosa, che l'allora capitano, il nome del capitano, perché almeno il capitano posso dirlo, così non faccio torto a nessuno, per Luigi Pacifici, giocatore unico, eccezionalmente unico, nonostante la sua piccola stazza, quando Scavolini dette il premio per la vincere lo scudetto, lui disse: questo premio lo diamo alla squadra perché la società, lo diamo alla società perché la società deve fare il campo sportivo. E mi dettero l'assegno a me, che io ho investito nella realizzazione della struttura di Cendicolè. Con l'avvenuta dello sponsor Scavolini ha dato la possibilità all'Aquila Rugby, a noi giocatori, di essere tranquilli, perché avevamo tutto. Quando andavamo in trasferta ci fermavamo a Pesaro a mangiare o al ritorno a cena, e quindi c'era una voglia di ottenere quello che avevamo perso durante gli anni precedenti. L'arrivo di uno sponsor del calibro della Scavolini è un altro capolavoro di Dizitti e delle sue vedute lungimiranti. Noi già avevamo un piccolo rapporto con la Mail, però la Mail fece capire che avrebbe chiuso il rapporto l'anno dopo, mentre Scavolini si fece avanti tramite un venditore dei suoi mobili qui ad Aquila, di Bernardo di Paganica, e ci chiamò e fissammo l'appuntamento, andammo a Pesaro e ci fu subito una reciproca simpatia fra loro e noi, e la cosa si risolse in una settimana.
facemmo subito il contratto, mi sembra che andammo là i primi di dicembre, col il primo gennaio dell'anno seguente la sponsorizzazione era completata, era fatta. Una sera ritornando da Treviso avevamo vinto quella partita, una partita importante, ci siamo fermati a Pesaro da Scavolini, alla villa di Scavolini, e mi ricordo tutta una tavolata di 20-30 metri e sono riuscito a far ballare anche gli Scavolini, i figli e la figlia di Scavolini, facendo anche le capriole a base di champagne e di pesce. È stata una serata eccezionale, Scavolini gioiva divertendosi al massimo, e per me quella sera è stata una serata che non dimenticherò mai, perché aver coinvolto due persone così importanti per noi, perché erano il nostro sponsor, è stata una cosa eccezionale, diciamo. Era il periodo in cui quasi tutti erano dei dilettanti, però ci siamo impegnati molto come se fossimo stati dei professionisti. Devo dire che, pur essendo dilettanti, a livello dell'impegno non ci risparmiavamo, questo è sicuro. Il 1982 si rivela un anno benedetto per la Scavolini L'Aquila. I successi e la televisione la portano nelle case degli italiani e i riconoscimenti arrivano anche dalla rivale Pescara. Negli anni seguenti la squadra neroverde, pur rimanendo protagonista assoluta del campionato, non riesce più a conquistare allori. I beniamini aquilani, protagonisti di tante battaglie, lasciano il passo al tempo con qualche acciacco in più e molte recriminazioni. Sette volte siamo arrivati secondi per delle stupidaggini che abbiamo commesso durante le ultime partite. Se no era stata una grande soddisfazione aver vinto 11 scudetti con l'Aquila, e li poteva vincere benissimo. La mancanza di allori non sembra intaccare la passione cittadina per la Prugna. La città diventa teatro di partite internazionali e fucina di piccoli campioni. Cambiano gli allenatori, ma la sostanza non cambia. Gli scudetti li vincono gli altri. E di Zitti, che cosa bisogna fare per ricreare una Scavolini L'Aquila a livello di quella degli anni passati? Bisognerebbe che tutti i giocatori si preparassero con umiltà e dimenticassero che solo perché sono stati dei campioni lo possono essere sempre, senza allenarsi e senza recitare il ruolo importante di un vero atleta. Saranno state le parole del presidente, sarà stata la caparbietà tipica della città, sarà stata la bravura degli allenatori, ma i giovani neroverdi vengono su con una sola idea per la testa. L'Aquila, città di rugby, mi ha praticamente introdotto a questo sport con il mio professore di educazione fisica, che ai giochi della gioventù, siccome era un corridore, facevo i giochi della gioventù come per la marcia, per la corsa, la corsa campestre, non per la marcia, e mi avvicinò e mi disse: no, devi giocare a rugby, ti porto al campo. E quindi mi porto al campo e mi lascio lì praticamente, e da lì è nata una passione. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, parecchi atleti lasciano l'attività sportiva. L'età e gli infortuni fanno fuori gente come Mariani, Ponzi e Mascioletti. Quest'ultimo però decide che il salotto di casa non fa per lui e si butta di nuovo nella mischia, questa volta come allenatore. Sono stato vice allenatore della Juniores quando lui era allenatore, quindi l'ho appoggiato anche da giocatore, l'ho appoggiato come vice allenatore, e già ho visto che era una persona evoluta per il rugby. È uno che quando andavamo in trasferta già studiava sui libri di rugby, quindi ha cominciato a prepararsi prima perché gli piaceva proprio come disciplina. Avere un allenatore relativamente più giovane di me, ex compagno di squadra, come allenatore, penso che sia il massimo. Devo dire che il rugby è veramente la mia passione, la mia prima passione, se vuoi anche una delle parti più importanti della mia vita, per cui una volta smesso di giocare ho intrapreso questa carriera con molto piacere. Ma la cosa bella è che sono stato allenatore e ho allenato Ghizzoni, che era nato prima di me,
ha giocato con me, era un po' più grande di me e poi ho avuto la fortuna di poterlo anche redarguire e fare le cazziate. Già, Serafino Ghizzoni, uno che non molla mai, uno che a 40 anni sembra ancora un ragazzino, uno che ha ancora un sogno nel cassetto, uno così ti fa crescere in fretta. Condividere il suo sogno a soli 18 anni non è arroganza, è rispetto per l'uomo, per la città, per i tuoi figli, ai quali un giorno potrai dire: il mio sogno, vincere il quinto scudetto. Quella squadra credo abbia vinto lo scudetto perché aveva una grande fame, la voglia di tantissimi, un gruppo di persone che comunque si è rimessa in gioco, si è rimessa in discussione, i giovani che spingevano, mordevano diciamo alle spalle dei più vecchi per avere un posto, e i vecchi invece che comunque hanno creduto a un progetto, hanno voluto dare la loro guida, il loro assetto a questo gruppo di persone. A dire il vero, l'esordio di Mascioletti allenatore non fu dei migliori. Nel campionato 92-93 infatti l'Aquila non solo vola basso, ma per rimanere in Serie A è costretta a giocare la roulette dei play-out. Una cosa però è certa, la sofferenza aiuta a crescere, aiuta a formare il carattere dei giovani e a rivitalizzare i veterani. Lo scampato pericolo porta anche al rinnovo dei vertici societari. L'ormai stanco di Zitti decide che è ora di godersi i trofei e lascia il posto a Ettore Pietrosanti, anche lui bandiera del rugby aquilano e con un figlio in prima squadra. L'Aquila arriva alla finale dopo un campionato giocato in maniera spettacolare. La squadra, che solo un anno prima aveva lottato per rimanere in Serie A, si guadagna il passaporto per il quinto titolo, battendo dopo una durissima partita a spareggio la Benetton Treviso davanti ad oltre 6.000 persone. Ma il 1994 è anche l'anno in cui Berlusconi è costretto, come dice lui, a scendere in campo in politica. La sua vittoria è tanto facile quanto imbarazzante. La finale di Padova è prevista dopo qualche giorno e anche qui sono in molti a pronosticare una facile vittoria del Cavaliere e della sua Mediolanum. Praticamente quasi tutta la nazionale italiana, rinforzata da stranieri di altissimo livello, perché oltre alla nazionale italiana c'erano due nazionali australiani che all'epoca erano campioni del mondo. Fino al giorno prima si scommetteva a quanti punti avremmo preso dal Milan. Lo dicevano tutti, dicevano i quotidiani, forse lo pensavamo noi, qualcuno lo pensava pure all'interno della nostra società. E a Padova domani con Telecronaca Diretta, invece, che andrà in onda su Rai 3 a partire dalle 15:15 circa, si assegna lo scudetto del rugby, se lo contendono il Milan e lo Scavolini di Aquila. Sono le 15 del 23 aprile 1994. Il plebiscito di Padova sembra il fattori di L'Aquila. Lo stadio è una macchia nero-verde. Quando siamo entrati in campo a Padova al plebiscito prima della finale, ci siamo accorti che forse non eravamo solo noi quelli che ci credevano veramente, ma una città intera che
ha cullato quel sogno e è venuta a sostenerci. Una sensazione di brivido credo che prese tutti noi quando dall'autobus ci accorgemmo che veramente erano arrivati a Padova tantissimi concittadini, tanta gente, e probabilmente noi non ce l'aspettavamo, tutto quel calore, tutte quelle persone, tutta quella marea nero-verde che era arrivata lì a Padova. Quello striscione, benvenuto al Tommaso Fattori, oggettivamente sembrava di stare a casa nostra. Però, contrariamente a molti, io non ho avvertito una grande trepidazione, forse perché ero, come dire, concentrato sulla partita, sul lavoro. Poi, tornato a casa, metabolizzato il tutto, riguardando le fotografie, sinceramente ho pianto per molti giorni a seguire e, come dire, e ho capito oggettivamente di aver perso, forse in diretta, un'occasione enorme, un'esperienza indimenticabile. La macchinetta fotografica, se vogliamo dirlo tra virgolette, quel giorno mi ha un po' fregato i sentimenti. Pietro Santi, Troiani, bella l'azione di Massimo Alfonsetti che va in percussione, viene fermato da Marcello Cutitta, tutta l'Aquila avanti, Pietro Santi, Cicino, Troiani, Visser, Garber, meta dell'Aquila! Meta dell'Aquila con Dani Garber! E l'Aquila è in vantaggio! Incredibile! Splendida azione dell'Aquila! L'esultanza della panchina, ma guardate il pubblico dell'Aquila in visibilio! Rivediamo l'azione dell'Aquila che ora è in vantaggio! Pietro Santi sceglie di partire dalla parte chiusa con Cicino, punta l'uomo Cicino, serve Troiani, velocissimo per Visser, il sudafricano punta Cutitta e lancia Dani Garber. Velocità, classe e potenza tutta insieme. Gli aquilani giocano una partita esemplare, difesa di roccia e attacchi al fulmicotone. Dopo 80 minuti il Milan dei campioni stramazza al suolo e i neroverdi alzano al cielo il quinto scudetto. Un minuto ancora. E come si possono fare 9 punti in un minuto? Impossibile. Quando l'arbitro ha fischiato la fine veramente non ci credevamo nessuno. Cioè io veramente non ci credevo, è stato veramente inaspettato. Ma nello stesso viaggio di ritorno, cioè mi ricordo che noi stavamo sull'autobus, sì, festeggiavamo, però ci sembrava quasi come se fosse una cosa, veramente abbiamo fatto questo, ma è possibile? Boh. Abbiamo fatto, credo, una cosa stupenda, perché credo che siamo arrivati a quella partita dopo aver fatto un buonissimo campionato, ma in particolare con un gruppo molto unito, e credo che superare l'Aquila in quel momento sarebbe stato difficile per tutti. Massimo, Massoletti non crede che l'Aquila avrebbe potuto vincere. È un momento di entusiasmo. Cicino! 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 Senti le pulsazioni! Dice Cicino, Cicino, Cicino! È la vittoria dei nonnetti, è la vittoria dei ragazzi, è la vittoria della città. Noi passammo con l'autobus dalla Fontana Luminosa, facemmo tutto il corso e arrivati ai quattro cantoni l'autobus non si muoveva. Andammo praticamente a passo Duomo fino in piazza e arrivati in piazza Duomo ognuno di noi fu costretto a scendere dall'autobus saltando sulla folla. Cioè io non ricordo di aver toccato terra fino a quando qualcuno non mi ci ha messo in maniera verticale. Praticamente siamo scesi tuffandoci sulle persone.
Abbiamo vissuto quella grandissima festa cittadina come un momento indimenticabile che credo rimarrà nei nostri cuori e nei cuori di tutti gli aquilani. E non dimentico il cartello finale dove c'era la foto della finale, dove la squadra era tutta unita, dove c'era scritto grazie ragazzi. Credo che l'intensità di questa emozione non le dimenticheremo mai. Una vittoria grande suggellata da mille bellissime foto. Questa in particolare, però, racchiude tutta la gioia di quel momento. In quel viso vedo veramente l'incredulità o comunque la gioia e dopo una fatica immensa di un momento di estasi, ecco. Si vede proprio, la vedo ogni tanto e è proprio l'inizio di un'estasi che era appena cominciata. Carlo Caglione, che rubò la bandiera, iniziò a correre come un bambino impazzito. Riuscì a cogliere e a restituire quella che, diciamo, per me è l'immagine simbolo di quella partita, di quello scudetto, secondo me miracoloso. Non è forse la mia immagine più importante, però sicuramente quella più importante, credo, per la città. Gli anni che seguono portano una trasformazione radicale del rugby italiano. Viene di fatto sancito il passaggio al professionismo. Con queste premesse, il rugby aquilano, il rugby pane e frittata, il rugby di una provincia povera e già in crisi, subisce un colpo tremendo. Nonostante il titolo appena conquistato, il presidente Pietrosanti e i fautori del professionismo vengono messi in minoranza. Le dimissioni di Pietrosanti furono, secondo me, legate a una sua convinzione, probabilmente, è un mio pensiero, ma furono legate ad una sua convinzione per dare uno stimolo all'ambiente, perché nel mio pensiero lui credo che avesse intuito il bisogno che l'Aquila aveva in quel momento di cominciare a pensare al rugby di domani, cioè quello di oggi. E credo quindi che, intuendo questo passaggio, questo momento cruciale della storia del rugby, che poi è stato cruciale non solo per l'Aquila, per l'Italia e per l'Europa, ma in tutto il mondo, è stato un passaggio significativo, che è quello che ci ha condotto a quello che è il rugby moderno. Per cui quel fatto fu importante, fu ancora più importante, o meglio, dal punto di vista negativo, il fatto che l'Aquila Rugby e la sua assemblea non seppero cogliere invece l'intuizione di un presidente che forse lo aveva fatto appunto per stimolare un ambiente. La squadra passa in mano al presidente De Masi e ad un nuovo consiglio di amministrazione. La cordata guidata da Pietrosanti e Gallucci si allontana. C'erano due cordate, una di imprenditori e una di appassionati. Perdemmo l'occasione di fonderci, se non in maniera proprio episodica, con due consiglieri degli uni che si unirono agli altri, e forse in questo caso perdemmo l'occasione di poter ripartire. E andammo all'avventura, diciamo, in una situazione che andava in maniera vorticosa verso il professionismo, e con le figure professionali tutte, i giocatori, i procuratori, i dirigenti e forse anche la federazione, non ancora all'altezza professionale del professionismo che invece dovevamo perseguire per essere competitivi a livello internazionale. La squadra si ritrova senza sponsor e senza idee precise. Nell'ambito di quell'assemblea non è vero, o posso affermare perché c'ero, che non ci furono sponsor pronti a dare una mano a questa società. Perché in quel momento Raffaele Gallucci, che faceva parte del consiglio precedente, fu il promotore insieme ad altri di una lista sostanzialmente formata da imprenditori che operavano sull'Aquilano o aquilani che operavano al di fuori del territorio, e aveva pronto uno sponsor che fra l'altro credo per mezzo di un suo incaricato partecipò dal di fuori anche a un'assemblea, o comunque venne nelle vicinanze dell'assemblea o comunque stava lì pronto, perché c'era la possibilità seria
che il gruppo Fiorucci, che all'epoca sponsorizzava l'Inter calcistica, desse appunto la sua disponibilità a dare una sponsorizzazione, a fare una sponsorizzazione con l'Aquila. Io chiaramente non conosco le cifre, presuppongo che non fossero alte, però ritengo che la veridicità di questa cosa sia certamente abbastanza fondata. Sono anni grigi, si combatte per non retrocedere. Però noi avevamo un'arma segreta, diciamo, che ci teneva in vita e ci faceva sperare. Quella giovanile che poi andò a vincere con Terenzio De Benedictis come allenatore il campionato italiano. Un gruppo eccezionale sotto ogni punto di vista, sia a partire dai giocatori, allo staff tecnico e anche alla ritrovata capacità dirigenziale di assistere in qualsiasi momento, in ogni situazione, l'organizzazione per poter permettere a tutti di raggiungere l'obiettivo. Ad un certo punto però, ecco spuntare all'orizzonte un tutto nero, che smessi i panni di giocatore, si appresta a vestire quelli di allenatore. È il 1999. Mike Brewer venne un po' per caso, perché nella mia struttura avevo previsto Mike solo come una struttura manageriale, nel senso avevo pensato che dovesse crearsi una struttura societaria a livello manageriale che vedesse nella figura del general manager la persona che potesse coordinare i vari settori. Inizialmente diciamo che l'idea del tecnico non era Mike Brewer ma era Massimo Mascioletti. Con i proventi che derivarono dall'ormai leggendario torneo della perdonanza d'Italia, ci venne la voglia di provare a fare il salto di qualità e di puntare in alto. E non riuscendo a confermare l'ingaggio di Mascioletti, che intanto era stato chiamato per la nazionale italiana e quindi buon viaggio, prendemmo la strada del mitico All Black. Mike Brewer, ex All Blacks, viene da una splendida carriera di giocatore e porta con sé una ventata di novità, a cominciare dall'organizzazione. L'idea era quella di ricreare un ambiente rugbyista nella città dell'Aquila, perché nell'ultimo periodo si era notata una grossa frattura da quella che era la società civile con la società L'Aquila Rugby. La squadra sembra risentire del clima favorevole e dopo un campionato emozionante si qualifica per la finale di Roma, battendo l'avversario di sempre, il Benetton Treviso. È il 2000, l'anno del giubileo, l'anno di Roma Caput Mundi. Ironia della sorte, la finale si gioca a Roma contro la Rugby Roma, ma soprattutto contro una squadra rafforzata da due aquilani protagonisti dell'ultimo trionfo. Un segno del destino? C'è sempre un vincitore e c'è sempre uno sconfitto. Le parti in quella situazione erano contrastanti e quindi ognuno ha fatto il suo per poter arrivare magari a uscire vincente dallo scontro. Il 27 maggio 2000, 33 anni dopo l'esodo del primo scudetto, gli aquilani che si riversano a Roma sono più del doppio. Cambia il campo, cambiano i mezzi, lo scenario non è più in bianco e in nero, ma la speranza è la stessa: sospingere i neroverdi alla conquista del sesto scudetto. Sicuramente entrando a Padova dallo stadio ero molto emozionato, ero molto carico per la città che arrivava, mentre il mio pensiero, quando me lo ricordo nitido, quando sono entrato al Flaminio,
è stato quello di pensare dove fossero i romani, insomma, nel senso che comunque quando vidi tutta l'Aquila allo stadio rimasi ancora una volta sorpreso, ancora una volta stupito dalla gente che era presente allo stadio. E fortunatamente la mia età era un'età un po' più avanzata e quindi ero un po' più maturo per questo tipo di partita. Almeno una persona di ogni famiglia aquilana stava al Flaminio a Roma in quella finale. Giocammo una partita non bella, in una situazione che non avremmo secondo me mai potuto vincere, era il giubileo, c'era la finale a Roma, non potevamo vincere, ma tutto sommato non ci meritammo nemmeno di vincere. Campanella non vede niente, non teneva paura di nessuno. Ma se Campanella se una volta più a cazzotti Mariani. 1,95 contro 1,60. Lo più a cazzotti. Una sera a Pezzoro dovevamo giocare col Brescia. Il giorno dopo ci stava una signora che era bellissima, la padrona, e che io insomma cercavo di conquistarla e tutto. E quella sera, siccome con me dormiva Aio, l'ho fatto dormire dentro una culla, quindi immagino un po' fuori dalla camerata. Non è che io sia andato con quella signora, però gli avevo fatto credere che io ero andato con quella signora e quindi Aio ha detto dormi a sto lettino perché io devo ciò da fare, insomma. E lui, la mattina del grande, l'allenatore, quando si è alzato, dice ma che sta a fare Aio? E l'ho fatto dormire alla culla. Giocava a Milano Mischio e giocava all'apertura quella partita. Praticamente tutta la squadra si arrabbiava perché non passavamo la palla, perché lui la tirava a me, io la palla non la passavo a nessuno. Dicevo, ma la palla muore a Campanella e non si dà a nessuno. Il grande a fine partita ci disse, voi due zero non potete giocare più. Pigliai a Luna Park, quelle case dove sono le streghe, io salivo con una... come una funivia, a un certo punto si giravano le ragnatele e le cose e tutti i compagni miei si erano nascosti dentro a sta casa e mi davano schiaffi, io mi mettevo a gridare perché c'avevo paura. Mi disse, domani te giochi, Fiorini, che era un giocatore, sta male, domani, contro la Partenope, che era un avversario di quelli tosti. E domani devi giocare. Fuga, ma tu mi devi dire, un giocatore che fa l'università a Bari, quando dicono i viaggi, lo stress di questi test, Fugaro studiava a Bari geologia,
veniva, piglievo treno a Bari per venire a Milano a giocare con il treno, senza rimborso spese. Ti rendi conto fare Bari-Milano col treno? Noi aspettavamo a pescare, aspettavamo una rapata. Arrivato adesso, ecco che arriva, sono qui, arriva fuori. Pino era un tipo di ferro, di dove andate lei, quindi era una cosa che tu evitavi, io evitavo, perché oggi come lo incontro gli do ancora del lei. Io quando lo vedevo mettevo soggezione, non riuscivo a Pino, signor Fugaro, capito?